Ritorniamo in diretta in Voce delle Chiese, cambiamo ancora una volta argomento in questa puntata ricca di ospiti. Intanto diamo il benvenuto a Ludovica Raiola che è con noi, Ludovica Raiola dei Servizi Inclusione della Diaconia Valdese, referente dei corridoi universitari del progetto Unicore. Buongiorno Ludovica, ciao, bentornata. Ciao, ciao Daniela, grazie, buongiorno a tutte e tutti. Allora, con te vorremmo tornare su un progetto su cui ogni tanto in effetti torniamo, ci piace ritornare per aggiornare su come sta andando, su quali sono le novità. Siamo giunti ormai a un numero considerevole di edizioni di questo progetto, perché siamo arrivati alla sesta edizione di questo progetto Unicore. Ricordiamo che cos'è, a chi è dedicato e che rete coinvolge, Ludovica. Sì, ebbene sì, siamo arrivati alla sesta edizione ed in effetti durante gli anni abbiamo visto l'arrivo di molti tra studenti e studentesse. E il progetto Unicore, appunto corridoi universitari, richiama un po' come nome quello dei corridoi umanitari, però si pone un obiettivo diverso che è quello dell'accesso all'istruzione superiore, quindi all'università. Di studentesse e studenti rifugiati, che purtroppo non hanno modo nei paesi dove sono residenti e quindi dove hanno richiesto la protezione di accedere a questi studi. I corridoi universitari sono uno di quei sistemi che viene definiti complementary pathways, ossia dei canali di accesso sicuri che vanno a complementare delle quote attraverso cui le persone rifugiate hanno possibilità di reinsediarsi nei paesi terzi europei, tra cui appunto l'Italia. Il progetto Unicore si occupa appunto di facilitare il rilascio di visti per studio, per permettere quindi a studenti e studentesse di venire a studiare nel nostro paese e anche promuove delle borse di studio che vengono messe a disposizione dall'università. È dedicato quindi a studenti e studentesse che già sono in possesso di una laurea triennale e che hanno una media molto alta, proprio perché il progetto si basa sul loro curriculum accademico, sulla loro motivazione. E infatti le persone che fanno richiesta per questo tipo di progetto sono prima selezionate dall'università attraverso quindi la valutazione dei titoli, poi viene fatto loro un colloquio molto approfondito sul loro background, su ciò che hanno studiato e sul corso prescelto, e alla fine appunto vengono selezionate le persone a cui poi viene data la borsa di studio. E ad oggi i paesi dai quali gli studenti partono sono 9 e sono tutti paesi africani e sono l'Uganda, il Kenya, il Niger, la Nigeria, il Sudafrica, la Tanzania, lo Zambia e lo Zimbabwe. Quindi diciamo un bel bacino di partenza. Sono arrivati non da tanto tempo, ecco, gli ultimi studenti e le ultime studentesse, giusto? L'ultimo arrivo è arrivato quando un mese fa, circa un mesetto fa. Sì, diciamo che ecco, avere a che fare con questa moltitudine di paesi e quindi con le ambasciate e il rilascio dei visti non è mai semplice, per cui siamo ancora nel processo degli arrivi. Qualcuno è già arrivato, diciamo la maggior parte di loro, quindi sì, tra un mese fa e l'ultimo arrivo c'è stato il 29, quindi esattamente 2 giorni fa. E un altro è in procinto di arrivare, così nelle prossime settimane, speriamo il prima possibile. Come è coinvolta la Diaconia Valdese nel progetto Unicore? Allora, la Diaconia Valdese fa parte sia del partenariato nazionale, quindi insieme a UNHCR, il Ministero degli Affari Esteri, la Caritas Italiana, il Centro Astalli e le università partecipanti, e si occupa di tutto ciò che ha a che fare con il prepartenza e quindi con tutte quelle fasi abbastanza delicate di rilascio visti, di prenotazione voli, della logistica degli arrivi, ma anche del coordinamento e del monitoraggio del progetto a livello nazionale e soprattutto della creazione, del design delle edizioni future sulla base di quelle che sono state le criticità risolte nelle edizioni precedenti. E insieme a questo la Diaconia Valdese è in attiva sui territori in cui ci sono anche i progetti di corridoi umanitari e gli sportelli dei community center, offrendo proprio supporto alle università da una parte, quindi nella gestione del progetto Unicore localmente, e alle studentesse e agli studenti. Quindi
si occupa localmente di tutto ciò che ha a che fare con l'accoglienza, con le pratiche burocratiche, la tutela della salute, i vari accompagnamenti, quindi sia di orientamento ai servizi del territorio che di facilitazione e accesso, insomma, Certo. a vari altri servizi e soprattutto le nostre operatrici, i nostri operatori diciamo, diventano anche delle figure di riferimento. Che seppur gli studenti sono estremamente autonomi anche nella gestione della loro vita sul territorio, però di tanto in tanto hanno bisogno di supporto sia per quello che riguarda la logistica del loro essere in Italia che emotivamente Certo. per il loro percorso. E beh sì, insomma, per quanto appunto uno riesca in modo autonomo a gestire la propria quotidianità, però sapere di avere, no, un punto di riferimento, qualcuno a cui rivolgersi è sempre utile in caso appunto di necessità. Ludovica, siamo, dicevamo, alla sesta edizione, ma questo progetto è cresciuto tantissimo. Prima citavi le università, ricordo che agli inizi erano quante? 5, 6, 4, 5, insomma, pochissime le università che avevano, diciamo, iniziato questo percorso, adesso invece sono una quarantina di atenei in Sì, Italia. esatto. La primissima edizione, quindi proprio quella pilota nel 2019, aveva visto la partecipazione di solo due Ah, università, addirittura. l'Università di Bologna e la LUIS. E poi, diciamo, nel tempo il numero è cresciuto, quindi dai 6 studenti del 2019 siamo passati ai 20, 45, fino ad oggi che sono state messe a bando 65 borse e le università coinvolte sono 38. Quindi sì, c'è stato veramente un aumento esponenziale e l'interesse è stato, diciamo, rinnovato anche per la settima edizione che sarà lanciata tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. Quindi sicuramente ci saranno altre università che parteciperanno e auspicabilmente supereremo anche le 40, forse per la prossima, E ecco. noi ve lo auguriamo. Senti, ma questi ragazzi, queste ragazze che concludono il percorso, come si trovano? Magari quali sono gli aspetti più di difficoltà che hanno trovato? E poi cosa, una volta che hanno finito il percorso, perché ci sono ragazzi e ragazze che hanno già concluso questo percorso, cosa fanno? Rimangono in Italia? Vanno via? Insomma, per quello che potete raccontarci, ecco. Certo, sì, diciamo che è arrivato tra il 2019 e il 2021, ha terminato gli studi e quindi con estremo piacere possiamo notare che effettivamente è un progetto di successo, quindi a livello panoramico i numeri delle lauree sono stati altissimi, la maggior parte delle persone hanno concluso il loro percorso anche con ottimi voti. Probabilmente la difficoltà maggiore è quella della lingua italiana, perché loro hanno un'ottima conoscenza della lingua inglese, tanto che vengono a frequentare lauree magistrali in lingua inglese. Trovandosi però a contatto con studenti internazionali tutto il tempo, poi alla fine rimane un po' il nodo della lingua italiana. E qualcuno di loro ovviamente ha, diciamo, più familiarità e riesce poi a conoscerla meglio, altri no. Sicuramente un punto molto critico è quello della ricerca di una casa, perché una volta che il progetto finisce, loro diciamo non hanno più possibilità di essere all'interno dello studentato universitario e quindi bisogna affrontare anche con l'aiuto dei nostri progetti sul territorio la fase dell'uscita, che è molto delicata e impegnativa, soprattutto per gli studenti, ma anche per chi li segue. E a livello lavorativo invece possiamo dire che i loro percorsi, anche molto specializzanti, i tirocini che fanno, gli danno modo comunque di avere accesso al mondo del lavoro e tante volte anche per profili in linea con gli studi che hanno fatto. Qualcuno di loro si è fermato in Italia e è riuscito a lavorare in compagnie, in aziende, qualcuno addirittura ha ottenuto borse di dottorato o assegni di ricerca, quindi è riuscito a proseguire con il percorso di studi e altri invece magari hanno deciso di tentare con altri paesi europei, però sempre la strada dello studio. Diciamo che chi è giunto con il progetto Unicore ha ben presente qual è il valore sociale e personale della conoscenza e della ricerca e quindi prosegue anche su quella linea. Immagino. Qualcuno di loro magari vi ha dato una mano sull'impostare i progetti degli anni successivi, non so, ha fatto un po' da referente, perché immagino che, insomma, sentire l'opinione di chi ha vissuto in prima persona questa esperienza possa essere anche molto utile, no, per progettare per gli anni successivi.
Assolutamente, questo sì, diciamo che gli studenti sono sempre interpellati e tramite degli strumenti di valutazione ad hoc, quindi sia con dei questionari che con delle interviste condotte proprio per migliorare alcuni aspetti del progetto. E inoltre si è tentato anche di formare un comitato di studenti che potesse dare voce a tutti loro, però questa è, diciamo, una parte più difficile perché sono concentratissimi sullo studio ed è giusto così. Però sì, sono stati estremamente utili i loro feedback e soprattutto moltissimi di loro si sono fatti avanti, senza paura proprio per portare avanti e far emergere un po' gli aspetti critici del progetto e chiederne appunto una risoluzione, quindi è stato estremamente utile avere, insomma, avere a che fare anche con la loro opinione, che è stata assolutamente presa in considerazione nella gestione delle edizioni successive. Bene, quindi non ci resta che augurarvi un buon proseguimento. Mi sembra che insomma ormai siete ben avviati, già anzi in prospettiva della settima edizione, questo fa molto piacere. E grazie Ludovica Raiola, Servizio Inclusione Diaconia Valdese, progetto Corridoi Universitari, progetto Unicore. Ricordo che sul sito della Diaconia Valdese, in particolare proprio inclusione.diaconiavaldese.org, ci sono tutte le informazioni, così come ci sono anche sul sito dell'UNHCR, insomma della rete di enti che collaborano per questo progetto. Grazie, buon lavoro a te, a Grazie tutti i tuoi colleghi e buon percorso, insomma. Alla prossima. a te. Grazie mille, a presto.